Bella a tutti ragazzi, qui Antelope89 e oggi siamo qui in un nuovo video. Ragazzi, so che è da 5 mesi circa che non faccio video, ma devo ritornare. Ho fatto il primo superiore quest'anno, quindi non avevo molto tempo per fare i video, mi dovevo ancora ambientare. Ma adesso che è estate posso caricarvi di video, ho anche più tempo, quindi eccomi qui con un nuovo video. Come potete vedere oggi se mi mette a fuoco la mia videocamera. È anche una bella giornata, c'è il sole, quindi è il momento giusto per fare una challenge. Non so se si possa chiamare proprio challenge, ma più che altro una sfida. Dovrò vivere con 1 euro circa, forse anche un po' di più se non riesco, 1 euro barra 1,50 euro. È un video che ho visto molto girare su YouTube in questo periodo e devo vivere con questi soldi per 24 ore, quindi devo guadagnarmi da mangiare per la colazione, visto che ancora non l'ho fatta, dato che sono... Come potete vedere, sono le 9:19. Per questo devo guadagnarmi da fare colazione, devo comprare il pranzo, devo comprare la cena. Quindi direi di non perderci in chiacchiere e direi di andare subito al supermercato. Ragazzi, intanto ho pensato una cosa. Dato che al supermercato dovrei comprare dei biscotti per la colazione che non penso costino pochissimo, mi toglierebbero tipo gran parte del mio budget, se non tutto. Quindi ho pensato di pagare dei biscotti, magari scroccando qualche biscotto, a nonna. In questo modo potremmo pagare tipo, mi mangio un paio di biscotti, più o meno dal valore di 30 centesimi circa. In modo che così possiamo orientarci per spendere tutto il resto del budget. Intanto non so se l'audio è dei migliori perché non so controllarlo quando sto fuori. Intanto che la gente mi guarda pure male mentre cammino. Pazienza. Quindi stiamo andando da nonna a scroccare dei biscotti che ovviamente poi alla fine pagheremo. Ho dovuto attraversare un attimo, quindi stavo dicendo, andremo a pagare i biscotti da nonna e quindi intanto adesso arrivo e penso che ci vediamo quando sto da nonna. Ragazzi, sono a casa di nonna e adesso ho fatto questo scambio per questi 3 biscotti in cambio di 30 centesimi. Quindi direi che la colazione, anche se abbastanza, diciamo, molto striminzita, però l'abbiamo fatta, diciamo. Quindi adesso ci rivedremo poi quando andrò al supermercato per comprare il pranzo. A dopo. Ok, dopo aver finito la colazione, che alla fine stranamente mi ha saziato, posso bere un pochino d'acqua dal rubinetto perché sennò dovrei comprarla, quindi aspettate, dovrei fare una... Allora, appoggiamo qui la telecamera. Perfetto. E posso bere solo quest'acqua fin quando all'ora di pranzo non mi andrò a comprare qualcosa dal supermercato, quindi ci vediamo più tardi. Ragazzi, allora, come potete vedere, se mette a fuoco magari, aspettate. Niente, non vuole mettere a fuoco, ragazzi. Non so per quale motivo. Penso che più o meno si capisca. Sono le 12 e un quarto, più o meno. Scusate per la luce, ma non stava riuscendo a mettere a fuoco. Comunque, adesso, appunto, data l'ora, dobbiamo andare al supermercato perché dobbiamo andare a comprare tutto ciò che ci serve per il pranzo. Quindi io adesso vado al supermercato e ci becchiamo lì dentro, così vi faccio vedere cosa sto comprando. Spero di trovare qualcosa. Comunque, ricapitolando, avevo preso quei biscotti da nonna e ho dato 30 centesimi. Quindi adesso mi rimangono 1,20 euro. Spero di farcela. Contando anche che devo fare pranzo e cena. Spero di farcela. Ci vediamo al supermercato. Prendo questa. E di questa prendo questa. 20 centesimi. Quindi finora abbiamo speso 58 centesimi per pasta e acqua. Ora vedo se trovo un po' di frutta.
perché questo è quello che sto riuscendo a prendere. Ora vediamo se trovo altro. Alla fine ho preso anche una pera, una di numero, e spero che non mi guardino male alla cassa. Cioè, spero vivamente che non mi guardano, capace che mi scambiano per uno di quei tirchi che... Spero di no. E vabbè, comunque, se dobbiamo fare sta figura, facciamola. Quindi 24 centesimi per questa pera. Niente, ora vado a pagare. Ci vediamo più tardi. Ragazzi, come potete vedere, ho preso questo pacco di pasta da Divella, 38 centesimi. Una bottiglietta d'acqua, 20 centesimi. Ovviamente non sto sponsorizzando queste marche, ma erano quelle che costavano di meno. E una pera, che fortunatamente il commesso non mi ha giudicato pensando che fossi tirchio solo perché ho preso una pera. Quindi, questo è lo scontrino che va a certificare tutto. Ho speso 82 centesimi, come potete vedere. E questi sono i soldi che mi rimangono. Dovrebbero essere 38. Ecco qua. E con questi soldi devo trovarmi qualcosa per la cena, quindi vedremo più in là. Cioè, oggi pomeriggio poi vediamo cosa prendere. Per il momento basta così per il pranzo, quindi ci vediamo... ci vedremo tra un secondo per voi, per me invece saranno un po' di ore, quindi ci vediamo quando dovremo fare la nuova spesa per la cena. A dopo. Ragazzi, dato che è pomeriggio e comunque ho finito la bottiglietta che avevo comprato, sono arrivato qui a una fontana di Ostuni, cioè vicino a casa mia, e quindi adesso riempirò qua perché non vale la pena andare a spendere altri 20 centesimi, a parte che già mi mancano 38 centesimi e dovranno bastarmi per la cena e già sono pochi per quello, quindi se poi ne spendo già 20 per questo, con 18 centesimi non ci faccio nulla. Per questo è meglio che riempio l'acqua qui, almeno è gratuito e comunque vale nelle regole. Perciò ora appoggio un attimo la telecamera, così riempio l'acqua. Aspettate un attimo. Perfetto ragazzi, acqua riempita, e questa mi dovrà bastare per la cena. E poi più tardi farò andrò a registrare nel supermercato per farvi vedere appunto che cosa compro. Quindi ci vediamo quando andrò al supermercato a comprare la cena. A dopo. Ragazzi, non ci potete credere, ho fatto una figura di merda stavolta, perché cioè tipo quelli da dietro mi dicevano: guarda, il ragazzo davanti ha solo una mela, eppure tipo il cassiere là mi ha guardato e ha fatto tipo ok, 26 centesimi. Infatti l'ho pagata 26 centesimi, raga, non ci posso credere. È stata una reazione che mi sarei dovuto aspettare. Ho scelto di mangiare appunto questa mela e mo mi avanzano 12 centesimi. Con questi 12 centesimi penso che con 10 mi comprerò da un tabacchino una caramella, e niente, poi mi avanzeranno 2 centesimi che ovviamente non potrò spendere e me li terrò. Però alla fine diciamo che sono riuscito a sopravvivere, forse. Spero di non azzerarmi stanotte affamato, però questo è quanto. Poi vi faccio vedere anche quando compro la caramella. Bella. Ragazzi, alla fine ho preso una caramella, come non so se ve l'avevo detto prima, vabbè, comunque ho preso una caramella dal valore di, se mette a fuoco, non mette a fuoco, perfetto, vabbè, si vede, no? Vabbè dai, 10 centesimi, penso si capisca, dai. Ho preso questa, quindi adesso mi avanzano 2 centesimi e non so appunto dove investirli, penso che me li terrò, quindi ci vediamo a casa. Ragazzi, ricapitolando, ho preso questa mela, quindi pagata 26 centesimi, e qui ho anche lo scontrino, se in caso prima non l'avessi visto. Ecco qua, 26 centesimi, e una caramella, 10 centesimi. Questa sarà la mia cena, e penso che morirò di fame. E niente, questo video può terminare, mi raccomando, dopo questa challenge, diciamo, che ho fatto, esperimento, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, perché presto ci sarà un nuovo video che stavo pensando di registrare, quindi arriviamo a 10 like se volete che vi porti questo video il prima possibile. Non vi spoilerò nulla perché sarà una sorpresa. Bella raga.